Abbiamo il pulsante on off, ovviamente per mettere le moto mettiamo su on. Abbiamo l'acceleratore manuale e da questa parte abbiamo la leva per l'avanzamento. Ora, quando io premo la leva, lui va avanti con la velocità che io ho impostato dall'acceleratore. Quando mi devo fermare in qualunque condizione, pieno, vuoto, in pendenza o in piano, lascio la leva e la macchina si ferma, però rimanendo col motore acceso. Quindi il motore rimane sempre acceso finché non lo spengo io. Ci sono alcune cose ancora da dire. Vediamo un po' il filtro dell'aria, vediamo un po' l'inserimento dei vari liquidi e lo mettiamo in moto perché sono più curioso di voi io. Prima di metterlo in moto volevo analizzare con voi brevemente il motore. Targhetta che ci ricorda che siamo senza olio. Lo lascio qui perché posso dimenticarmene anch'io. Guardiamo un attimino insieme il filtro dell'aria. Filtro dell'aria in spugna. Si smonta, si pulisce, si soffia. Una volta rimontata la baratia, ecco, con questa galletta, vedete, è molto molto semplice. Vediamo da vicino i comandi di avviamento. Abbiamo la chiusura della farfalla per il primo avviamento. Si mette in moto così, una volta messa in moto si riporta in posizione. E abbiamo l'apertura del flusso di benzina. Così è on e così è chiuso. In dotazione mi sono le chiavi per smontare la candela. È un motore molto semplice, è un motore collaudato. Come dicevo, ce l'ho io da un po' di anni. La cosa bella di questa macchina qui, ma ovviamente avendo i cingoli è una scelta obbligata, è la possibilità di frenare con entrambe le leve o di sterzare. Se voglio sterzare a destra, tiro la leva di destra. Se voglio sterzare a sinistra, ovviamente tiro la leva di sinistra. Questo mi permette di frenare il cingolo relativo alla leva e quindi, a mo' di carro armato, a mo' di trattore, ovviamente gira di più il cingolo opposto e il mezzo gira. I cingoli hanno il battistrada molto ben sagomato per riuscire ad andare ovunque e superare anche brevi gradini. Infatti dopo scenderemo da qui, vediamo cosa succede, se no lo spacco subito. Scatola del cambio protetta dagli urti da una lamiera, un lamierino di circa 2 mm. Il cambio è un 3 marce avanti, una retromarcia, tutto meccanico, e arriva già con l'olio all'interno e già a livello. Il selettore delle marce è qui davanti all'operatore, quindi abbiamo la prima, la seconda, la terza, il neutro e la retromarcia. Allora tiriamo un po' le somme su questa Geoporter 330e di Geotech. Costa 1300 euro circa e promette di portare circa 300 kg. Ora, in piano io non ho assolutamente dubbi che possa farcela, anche con una leggera pendenza, una leggera salita. Il produttore indica un 25%, non è tantissimo, ma comincia a essere interessante. Il motore ne ha d'avanzo, 6 cavalli e mezzo, io ho visto, l'ho utilizzata sempre quasi al minimo. In salita sono arrivato a metà manetta con circa 160 kg di peso, non aveva assolutamente problemi.